dolce del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sai, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Avvisarmi. Bene. Sì, è vero. Se non vi dispiace, tolgo il disturbo. Me ne vado. Allora, per quel lavoro di cui abbiamo parlato, rimaniamo d'accordo come stabilito, va bene? Sì, Benavides, per qualsiasi cosa può chiamare o venire direttamente, non c'è problema. Grazie, signora Mantegna. È stato un vero piacere conoscerla, signorina. Grazie, dottore. E benvenuta a Caracas, Benavides. Alberto Benavides. Sono un avvocato, non un dottore. Benavides. Se devi ancora parlare con questo signore, io... No, l'avvocato è venuto qui perché doveva vedere alcune carte, ma ha già finito. Sì, ho finito, signorina. Bene, allora buonanotte. Buonanotte. Non credo ci sia niente di più bello di una madre che riceve sua figlia dopo un lungo viaggio. Le faccio i miei complimenti, signora Mantegna. Lei ha una figlia bellissima. E so perfettamente con quanta ansia aspettava il suo arrivo. Buonanotte, signora. Buonanotte, avvocato. Grazie. Oh, mamma, ho risparmiato un anno per il biglietto. Amore mio, avrei dovuto essere io a farti questa sorpresa. Sarei dovuta venire io a trovarti. Oh, no, mamma, tu l'hai fatto per tutta la vita. Volevo fare anch'io qualcosa per te. Va bene, allora senti cosa facciamo. Passerai 3 giorni qui con me. Dopodiché andremo al mare. Ma no, mamma. Vieni, siediti. Ecco, vedi, ho una cosa molto importante da dirti. Ti stai per sposare? No, niente di tutto questo. Non ci penso neanche lontanamente. Allora vuoi cambiare facoltà? No, per quale motivo dovrei cambiare facoltà se mi sono appena laureata in architettura? Sei già laureata? Sì, in meno tempo, è chiaro. Ho fatto 2 semestri in uno. Beh, devo fare ancora il tirocinio, comunque lo farò l'anno prossimo. Adesso voglio fare un po' di pratica qui, mamma. Ma come puoi fare pratica in soli 3 giorni? Non è possibile, Elsa. No, mamma. Io non mi trattengo qui solo per 3 giorni. Io ho intenzione di restare qui per sempre. Vuoi restare per sempre? Sì. L'ho deciso 3 mesi fa. Sì, mamma. Mi piacerebbe restare qui per sempre. Voglio conoscere la gente che frequenti, i tuoi amici, il tuo lavoro. Tutte quelle cose meravigliose di cui mi hai parlato. Voglio aiutarti, starti vicino, mamma. Eccoci, siamo arrivati. Ciao, Marco! Ciao. Ma chi è questa donna? Grazie per i fiori, sono fantastici. Lo sai che da bambina ti presi in braccio e tu mi lasciasti una bella sorpresina, eh? Ricordo che dovetti mandare il vestito in tintoria. Che simpatico. Maria, grazie. Ciao, Eleonora, come stai? Bene. Sei bellissima. Assomiglia alla madre. Lo sai, Marco, sono molto arrabbiata con te. Non sei venuta a trovarmi neanche una volta. Stai mentendo, non è vero. Sei una grande bugiarda. Io e Eleonora ti siamo venuti a trovare durante un viaggio. Siamo venuti a casa tua e tu eri andata non so. Non mi avete neanche avvisato. Per non parlare del matrimonio. L'ho saputo così, per caso. Non mi hai mandato neanche una cartolina. Non mi hai mandato neanche una foto. Sono arrabbiata. Su, andiamo, adesso lascia stare il povero Marco. Grazie. Per favore. Non ha fatto che insultarmi. Sulla sua faccia sembra la felicità in persona. Ormai è un uomo sposato e ha avuto anche buon gusto. Grazie. E si sono conosciuti proprio qui, si sono conosciuti qui e hanno provato subito una forte antipatia. Sì, forse prima, ma adesso è tutto chiarito. Ho avuto la fortuna di sposare una donna meravigliosa. Grazie, amore mio. Ah, Marco, come sono felice che tu sia qui. Lo stesso vale anche per te, Eleonora. Ah, che figuraccia. Bene, mamma, io me ne devo andare. Ma perché così presto? Perché mi hanno chiamato d'urgenza, devo andare a una riunione. Sai, mi hanno chiamato con la radio mobile. Valentina naturalmente resterà qui con te.
Comunque io ritorno domani a mezzogiorno. È un peccato che tu te ne vada così presto. Dai, non fare così. Ti ho detto che domani mattina ritorno. In fondo, non resti sulla C'è Valentina. Insomma, ti rendi conto? Mio figlio è davvero incorreggibile, non pensa altro che a lavorare. Sì, glielo dico sempre anch'io. Beh, speriamo almeno che tu riesca a metterlo in riga. Mi sembri una ragazza con un carattere deciso. Dai, sì. Non ricominciare. Beh, Valentina, allora ci rivediamo domani, eh? Sì. Abbi cura di te. Capito? Ci vediamo. Mi raccomando, non fare il pazzo, non metterti a correre a questo. No, no, per stai favore. Tranquilla, non ti devi preoccupare. Tu riposati. Sì, Davide, sta tranquillo. Cerca di riposare un po', ne hai bisogno. Promesso? D'accordo. Bene, figliola. Sono contenta che tu sia qui. Vedi, io di solito non sono una donna che parla molto. Comunque ci tengo che tu sappia una cosa. Di che si tratta? Sono contenta che tu sia la fidanzata di Davide. Io non ti conosco bene, però, non so, mi hai fatto un'ottima impressione dal primo momento che ti ho vista. Lei è molto gentile, signora, grazie. Quando verranno Lucia e Diego, te li voglio presentare. Sono persone a cui voglio molto bene. Lucia sarà molto contenta quando saprà che sei la fidanzata di Davide. Vieni, ti faccio vedere la tua stanza. Ecco, io... Se per caso hai voglia di fare un bagno, c'è l'acqua calda e ci sono anche degli asciugamani puliti. Grazie. No, non ringraziarmi. Tra di noi non ci devono essere formalità. E non voglio che tu mi dia del lei. Anzi, d'ora in avanti mi devi dare del tu. Figuriamoci se la fidanzata di Davide mi deve dare del lei. È assurdo, no? Allora, andiamo. Sì. Entra. Ho messo qui la tua valigia. Ti aiuto a mettere a posto i vestiti, altrimenti si sgualciscono. No, non c'è bisogno. Non voglio che si disturbi. No, nessun disturbo, anzi, mi fa piacere. Se vuoi ti aiuto, a meno che tu non abbia qualche segreto che non vuoi svelarmi. Ma no, che dice? Non ho nessun segreto. Ho portato solo poche cose e le altre le ho lasciate. Valentina, che cosa è successo a Residence? Ecco, è che ho avuto qualche problema con la padrona. Con la padrona del Residence e con altre persone che vivevano lì. Ah, sì, capisco. Hanno cercato di approfittarsi di te. Sì, me ne sono dovuta andare via per evitare uno scandalo. Sì, hai ragione, soprattutto con Davide. Mio figlio è gelosissimo. Lo so. Sono contenta che tu sia la sua fidanzata. Sai, per Davide sono stata un po' preoccupata perché... molto tempo fa conobbe una ragazza e, beh, si innamorò. È proprio la figlia della signora che deve venire domani. Davvero? E come si chiama? Gabriella Suarez. Una ragazza con una storia disastrosa. È in carcere in questo momento. Mi dispiace. Davide continua a dire che è innocente. Io non sono nessuno per giudicare, però... Però? Qualcosa deve aver pur fatto. Sembra che sia stata coinvolta in una faccenda di droga. Ti confesso che più vado avanti e più non riesco a capire questo mondo. Beh, io non la conosco, ma non potrebbe essere davvero innocente. Io ho l'impressione che l'abbiano incastrata. Lucia non ha mai saputo niente. Pensa che ha avuto perfino un figlio in carcere, Diego. E ha dovuto separarsi da lui. Io penso che... separarsi da un figlio deve essere terribile, non è vero? Deve essere proprio terribile. Naturalmente non soltanto per il bambino, ma anche per la madre. Lei cosa ne dice? Sì. Comunque io sono l'ultima persona che può giudicarla. Abbandonare un figlio ti cambia tutta la vita. Sì, ti cambia la vita. È una cosa che può distruggerti per sempre. Sì, è vero, ha ragione, Mariana. È proprio così. È difficile giudicare. È difficile sapere cosa si sente, quello che si sente dentro. Che cosa vuoi dire con questo?
niente. Che sciocca, mi sono immedesimata parlando di quella ragazza. Sì, ti capisco. E poi perché rattristarsi per una cosa che ormai è passata? Già. Tu e Davide avete una vita davanti. Dammi questi pantaloni così te li stiro, sono così sgualciti. Marco! Che cosa ci fai con la foto di quell'uomo, Valentina? Ecco, questa foto me l'ha data una mia amica. E che probabilmente andrò a lavorare nell'impresa del signor Clemente. Sì, del signor Clemente. E perché hai la sua fotografia? Ah, perché... perché dietro c'è il numero di telefono. Lei lo conosce? No. No. Ho soltanto sentito parlare di lui. Siccome so che stanno cercando del personale nell'impresa del signor Clemente, magari potrei lavorare lì come segretaria. Sì, ho sentito dire che è un uomo molto ricco. Beh, allora sei proprio sicura di non voler cenare? No, veramente in questo momento non ho molta fame. Forse sono stanca. Mangerò domani a colazione. Ora ho bisogno solo di riposare. Ho bisogno di fare un bel bagno e di andare subito a dormire. Sì, certo, hai ragione. Noi di una certa età abbiamo sempre la fissazione che i giovani debbano mangiare. Sono certa che tua madre la pensa come me. Con questo non voglio dire che sia vecchia. No, no. Mia madre è abbastanza giovane. Mi piacerebbe tanto conoscerla. Sì, certo. Molto volentieri, quando vuole. Le presenterò anche i miei fratelli. Bene, ora ti lascio. Il bagno è subito dopo la cucina. E... beh... fai come se stessi a casa tua. Molte grazie. E la mia colpa si chiama Renato Clemente. Bene, allora... questa è la tua casa, Renato. È molto bella. Beh, diciamo che ci abito per il momento. Quando avrò la possibilità, me ne voglio comprare una più grande. Se non sbaglio, avevi detto che preferivi vivere sull'isola. Purtroppo, nella vita non sempre si fa quello che si preferirebbe fare. Hai perfettamente ragione. Vuoi qualcosa? Ti avverto che ho appena traslocato. No, 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 no. Non voglio niente. Molto bene. Vorrà dire che neanch'io berrò. Da chi hai comprato questo bell'appartamento? No, 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 non l'ho comprato. È di mio figlio. Lo sai, io ho conosciuto tuo figlio qualche anno fa. E allora? Immagino che ci siano tante persone che lo conoscono. Però ti avverto di una cosa. Non ti ho portato in questo posto per parlare di lui, al contrario. Allora perché mi hai portato qui? Beh, per parlare un po' di noi. Di te e di me. Perché vedi, Irene, tu mi piaci molto. Devo dirti qualcosa che devi sapere. Cosa? Sei sposata? No. A me basta questo, non mi interessa altro. Potrebbe essere una cosa estremamente importante. Senti, per favore, ti ho già detto che non voglio sapere nient'altro. Non voglio sapere della tua vita. Non mi interessa del tuo passato. Francamente, di tutto quello che hai fatto non mi importa. E di cosa ti importa? Solo di te. Mi importa solo di te. Sai, Irene, questa è la prima volta che mi succede una cosa del genere. Voglio dire, anche se di te io non so ancora praticamente niente. Ecco, ho come la sensazione di conoscerti da sempre. Lo stesso vale per me, solo che... Che cosa? C'è un altro uomo?
Non c'è nessuno. Ma ho bisogno che mi ascolti, per favore. Non mi importa di niente. Sì, ma ti sbagli, ti deve importare invece. Perché quello che ci sta succedendo dipende tutto da questo. E perché, quando te l'avrò detto, forse tu mi chiederai di andarmene. E va bene, va bene. Di che si tratta? Si tratta di tuo figlio. È rimasto a casa di Marina. Bene, ma allora domani bisogna cercare Gerardo. Buona idea. Bianca, come mai ancora in piedi a quest'ora? Vi stavo aspettando. Non sapevo se volevate mangiare. No, grazie. Vada pure a dormire tranquilla. E Pierpaolo? È già a letto. Ha bisogno di riposare. Domani ha una giornata pesante. Buonanotte, Bianca. Buonanotte, signore. E si riposi. È una donna meravigliosa. E chi altro è meraviglioso? Tu. Davvero? Sei una donna fantastica, tesoro. Marco, amore mio, va tutto bene, vero? Sì, certo, va tutto benissimo, Eleonora. Intendo dire, non c'è nessun ostacolo, nessun pericolo. Nessuno. Abbi cura di te. Eleonora, questa è l'ultima volta che parleremo di Gabriella, hai capito bene? Lo so che sei nervosa per questo. Sei molto preoccupata, ti senti insicura. Ma non hai alcun motivo di preoccuparti. Sono passati, ormai tesoro, sono passati più di 7 anni e tu non c'eri ancora nella mia vita. È stata una storia estremamente difficile, confusa. E alla fine le prove hanno dimostrato che era una delinquente. E adesso è fuggita, è scappata dal carcere. Sicuramente si troverà molto lontano da qui. Quindi sei pregata di una cosa. D'ora in avanti parleremo solo di te e di me. Della nostra vita. Non voglio più sentir parlare di fantasmi. Basta parlare del passato. Marco. Basta parlare del passato. Siamo stati fino adesso a casa di Marina ed è stata una serata tranquilla. Abbiamo notato che Maria Grazia è diventata una donna. Insomma, abbiamo passato una serata estremamente gradevole. C'erano Emilio, Marina. Mi ha fatto piacere rivederli insieme dopo quella brutta crisi che hanno avuto. È come se vivessero una seconda luna di miele. È questo il presente ed è solo questo che dobbiamo vivere, chiaro? Hai ragione. Allora, d'ora in avanti, non voglio più sentir parlare del passato. Sì, te lo prometto. Ma chi sarà? Ah, forse è Leonardo. Eravamo rimasti d'accordo che l'avrei chiamato stanotte. Sì? Ci vediamo domani, Marco. Pronto? Ma chi è? Hanno sbagliato il numero. È solo questione di ore. Sono tutti qui. Tutti i soldi che mi hai dato. Voglio che domattina sia tutto perfetto.
voglio che sia perfetto. Che c'entra, mio figlio? Sai, una volta ci siamo conosciuti. Beh, non voglio sapere niente. Ormai mio figlio è un uomo sposato. Non ti importa? Sono cose che appartengono al passato. E credimi, non ho nessuna intenzione di cacciarti via. Sì, però... Però io voglio essere sincera. Devi stare tranquilla. Sei stata estremamente sincera con me. E allora? Beh, allora, signorina, a me sembra che stia andando tutto molto bene. Anzi, ti dirò di più, che è ancora meglio di prima, perché i rapporti basati sulla sincerità sono i migliori. E se lo viene a sapere? Perché? C'è ancora qualcosa fra te e Marco. Irene, puoi dirmi? No. Per quanto mi riguarda, neanche io ho niente da nascondere. Quello che è successo fra me e tuo figlio risale ormai a molti anni fa. Su, vieni qui. Dimmi, tu vorresti andartene adesso? No. Voglio restare. Vedi, il fatto è che... è che mi piaci molto. Anche a me sembra incredibile. Amo sentirti parlare. Ho bisogno di avere vicino un uomo maturo, intelligente come te e con molta fantasia. Non voglio che la nostra storia duri solo un giorno. Io sono solo. E nessuno deve rendere conto a me. Cerchiamo di vivere solo il presente. Al resto ci penserà il destino. Sì, il destino, Renato. Il destino. Oggi lo porterò da Mariana. Sai, Matilde ha proprio ragione. Sì, forse è meglio. Mi sarebbe piaciuto accompagnarlo, però... No, Giulia, ti prego, per favore. Il lavoro prima di tutto. Hai già letto il giornale? No. Non ho avuto il coraggio di leggerlo. Parlano di lei. Leggi, mamma. La stanno cercando dappertutto. In tutti gli aeroporti, anche alla frontiera. Dio mio. Perché l'ha fatto, mamma? Io non lo so, Giulia. Io non sono nella testa di tua sorella. Non mi sento di poterla giudicare. Io sì. Ah, Giulia. Io invece la giudico e come? Siamo state stupide, abbiamo sbagliato a credere in lei. Che cos'altro avremmo dovuto fare? Che cos'altro avremmo dovuto fare? Che cos'altro avremmo dovuto fare? A lei non importa niente di noi, come non le importa niente di suo figlio. Smettila, Giulia. Coraggio, apri gli occhi, mamma. Finora cosa ti ha dato la vita? Credi che a me faccia piacere vedere come ti stai logorando? L'aria che si respira in questa casa. Sono ormai 7 anni che viviamo come due bestie. Non ne posso più. Mentre invece lei continua a fare quello che vuole. Giulia, perché tanto rancore nei confronti di tua sorella? Non capisco. Forse ti sei dimenticata tutto quello che la poverina ha dovuto soffrire. Ah, e invece io, tu e il bambino non abbiamo sofferto. Non sto parlando di questo. Io so perfettamente quello che Diego rappresenta per Gabriella. Niente. Giulia, non dire così! Perché è scappata dal carcere, mamma? Tu lo sai? È fuggita perché sapeva che la polizia l'avrebbe cercata e che la stampa si sarebbe occupata di lei, ecco perché. Avrebbe potuto collaborare di più, mamma. Lo stesso avvocato te l'ha detto. Avrebbe potuto uscire tranquillamente dal carcere dopo 2 o 3 anni al massimo. Ma a lei non è importato assolutamente niente.
vederti qui, in questo stato, così distrutta. Mi fa male, capisci? Perché parli così di tua sorella? Non è che il motivo di questo rancore per caso è Andrea? Andrea? Andrea sta molto bene. Andrea sta recuperando giorno dopo giorno, sta recuperando e mi ama, chiaro? È una cosa che avverto quando sto vicino a lui. E non mi importa niente di quello che pensi, non mi importa niente di quello che pensa la gente, io so quello che dico. Vive solo per me, soltanto per me. Questo è amore. Presto sarà guarito, sarà felice. Con me, capisci? Con me! Solo se lo desideri ancora. Oh, domani lo vorrò più di ora. Stasera dovrò accontentarmi dei ricordi. Voglio ricordare questa serata meravigliosa, il tuo viso e lo splendido profumo della tua pelle di seta. Allora ci vediamo domani, alla stessa ora e nello stesso posto. Da questo momento comincerò a contare le ore. Farò come la NASA quando deve lanciare un missile. Shh. A domani. Andiamo. Ora va. Andiamo. Carmen, Carmen. Mi dispiace, ma ti devo proprio svegliare. Carmen. Carmen. Svegliati, svegliati, perché voglio che tu veda la faccia di una donna felice. Mi scusi, ma lei chi è? Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, Marco. Ci vediamo domani, Marco. Ho avuto molta fortuna che lei fosse di guardia, dottor Sarti. Così possiamo parlare liberamente. Come vedrà, a partire da oggi ci sarà una vigilanza speciale permanente per il signor Andrea Montero, ricoverato in questa clinica. Io non credo che possa andarsene. No, sono d'accordo anch'io, non credo. Comunque potrebbe ricevere una visita. Da parte di chi, commissario? Una visita da parte della sorella della sua assistente. Mi riferisco a Gabriella Suarez. Spero che non vi mettiate a sorvegliare anche Giulia. Lei non ha fatto niente. Dottor Sarti, non ho bisogno dei suoi consigli. Forse non lo sa, ma io conosco bene la signorina Giulia Suarez. E le confesso che mi dispiace. Mi dispiace veramente che sia la sorella di quella ragazza. Beh, lasciamo stare. Il signor Andrea Montero è colpevole, secondo la giustizia. Ora è ricoverato in questa clinica e a quanto pare è in via di guarigione, o almeno così sembra. Gabriella Suarez è fuggita dal carcere. Lei era la sua complice. Quindi, come vede, dottor Sarti, abbiamo molti motivi per credere che quella ragazza voglia mettersi in comunicazione con lui. Ora capirà per quale ragione noi abbiamo intenzione di mettere sotto stretta sorveglianza il signor Andrea Montero. Le posso garantire, dottore, che la sorveglianza che faremo sarà la più discreta possibile. Stia tranquillo.
Per caso tu sei Elsa? Sì, sono Elsa. E lei chi è, oltre a essere una donna molto felice? Io... Oh, scusami, Irene. Lei è mia figlia Elsa, è arrivata all'improvviso, per questo non ho potuto avvisarti, mi dispiace. A proposito, senti, com'è andata la festa per l'unione delle banche? Cosa? Ah, sì, sì, cara, sì, l'unione, vero, delle, sì, banche. È stata fantastica, davvero fantastica. Bene, senti, lei lasciamola dormire. Perché non andiamo in salotto a parlare un po', vuoi? Elsa, sono contenta di averti conosciuto. Sai, credo di aver bevuto una coppa di champagne di troppo al club. Ci vediamo, buonanotte. Buonanotte, cara, ci vediamo domani. Sì, buonanotte. Niente. Ah, Dio mio. Per favore, abbassa la voce, non urlare. Ti ho trovato un posto dove potrai dormire in questi giorni. Ah, sì? E dove? Sta zitta, ti prego, adesso ti spiego. Vieni con me. Scusi, quanto tempo ci vuole da qui a Caracas? Circa un'ora. Grazie. Buongiorno, i documenti, per favore. Accidenti, che noia, è sempre la solita storia. Staranno cercando qualcuno. Chissà, forse è quella ragazza che è scappata dal carcere. Lei ha saputo di quella ragazza che... Accidenti, quanto pesi. Non ce la faccio. Piano, piano. Che succede, Davide? Dove vai? A Caracas. Sali. In 40 minuti saremo lì. Grazie. Ecco, ho bisogno di parlare con lei. Diego, amore mio, vai nella tua stanza e metti a posto tutte le cose che vuoi portarti via. Mi raccomando, mettile in ordine, sì, sì. Vai. Io so dove è Gabriella. Buongiorno. Ciao. Ero convinto che saresti venuto più tardi. Sì, chi ha tempo non deve perderlo e io ho un sacco di cose da fare. Allora, ci vediamo alle 10. D'accordo. Ah, dimenticavo, Leonardo. Ieri mattina è tornata la figlia di Emilio, così stasera ci sarà una grande festa in suo onore. Emilio mi ha pregato di dirti che sei invitato. Scusa, una festa in mezzo alla settimana? Beh, sarà una festa molto importante, si potranno incontrare persone interessanti. D'accordo, a che ora è? Alle 8:30, ma tu vieni un po' prima. Va bene, ci sono. Bene. Signor Clemente, posso parlarle da solo un momento? Ma sì, certo. Allora, come vanno le cose, Nora? Bene, signor Clemente, tutto procede. Si ricorda quello che le ho detto? Sì, dell'appartamento. Che devi affittare una stanza. Sì, proprio oggi dovrebbe essere uscito l'annuncio sul giornale. Si ricorda di quel permesso che le ho chiesto? Certo, quando vuoi. Le dispiace se lo prendo oggi? Sì, sì, per me va bene. Tanto oggi non c'è molto da fare. Domani chiederò a Luigi di cercare una segretaria che ti sostituisca durante la tua assenza. Prenditi pure tutto il tempo che ti serve. Grazie, signor Clemente. Ho saputo che c'è una persona interessata.
Beh, avrei bisogno di 2 o 3 giorni di permesso per farmi trovare in casa, capisce? Così possiamo fare conoscenza, sa, di questi tempi. Bisogna essere prudenti, bisogna fare molta attenzione. Hai ragione. Prendi pure tutto il tempo che ti serve, non ti preoccupare, stai tranquilla. Grazie, grazie ancora, signor Clemente. Ah, Nora, per favore, dia a Romualdo di salire un momento, devo parlare con lui. Sì. Nora. Mm-hmm. Non hai ricevuto nessuna chiamata? Beh, i messaggi li ho messi lì, sono sopra la scrivania, sotto la cartellina, come sempre. Non è che per caso hai ricevuto una telefonata, non so, un po' strana? Non capisco, signor Clemente. Non importa, lascia stare. Senti, prima di andare via, lascia una nota sulla scrivania di Leonardo, ricordandogli la festa di Emilio. Si tratta di una cosa molto importante. Va bene. Buongiorno. Amore, come stai? Hai dormito bene? Grazie. Non vedevo l'ora di portarti la colazione a letto come ai vecchi tempi. Come sei gentile. È un piacere, mamma. Grazie, amore mio. Ah, tu lo sai, ma non posso più mangiare le uova. Credo di essere diventata allergica. Forse sto invecchiando. Beh, ora non esageriamo. Ma che dici? Sei sempre giovane. Anzi, sembri una ragazzina. Sì, proprio una ragazzina. Forse che è vero, leggendo? Magari. Un romanzo. Ah, è bello? Mm. Che bella camicia da notte. Sì, ti piace? Sì. Sai, l'ho trovato molto diverso, Marco, ieri sera. Diverso? E perché? Non lo so. Mi è sembrato molto, molto serio. Tesoro, io lo conosco bene. Eleonora ha fatto miracoli con lui. Mamma, perché stamattina non andiamo a fare un po' di compere? Sai, ho voglia di vedere un po' di strade, di negozi. Certamente, come vuoi. Però dimmi una cosa. Sì. Mi sbaglio? O quando nomino Eleonora cambi immediatamente umore? No, no, è che... Che cosa c'è, Maria Grazia? Per favore, ora non mi va di parlarne. Però una volta eravate molto amiche. Che cosa è successo? Non voglio affrontare questo discorso. Sono cose passate, è passato tanto tempo. Non ne vale la pena, mamma. Mamma, cos'è questa storia che Marco ha avuto dei problemi con una donna che era in carcere? Adesso non va a me di parlare. Sono cose molto delicate, cara. In questo momento la polizia la sta cercando. Scusami, Giorgio, ma ho molta fretta. Va bene, dimmi, Eleonora, che cosa ti serve? Ho bisogno che tu stasera venga a casa mia alle 7. Alle 7? D'accordo, appena chiudo il negozio vengo a casa tua. Perché non me l'hai detto per telefono? Era molto meglio. No, niente affatto, ormai ti conosco troppo bene. Se te l'avessi detto per telefono avresti inventato sicuramente qualche scusa. Va bene, d'accordo, Eleonora, sarò da te alle 7. Buongiorno.